Un saluto a sirene accese. Sono i colleghi del corpo dei vigili e i reparti dei motociclisti di Massimo Boscolo, l'agente della polizia locale, 34enne, che ha perso la vita in un incidente mentre svolgeva la sua professione. Il ricordo commosso dei compagni di viaggio e di lavoro. Mai un giorno senza sorriso, costantemente amichevole e gentile. Sempre puntualissimo negli orari di lavoro, ma soprattutto per portare a termine i compiti assegnati. Mai sopra le righe, sempre dolce e attento, con tutti, entusiasta della vita. Taglio di capelli sbarazzino, due occhi vivaci e limpidi, come limpido era il suo carattere invidiabile. Arrivato alla Polizia Locale di Padova nel 2019, ha conquistato i cuori di tutti coloro che oggi erano in sagrato a Santa Giustina a piangerlo, a ricordarne le qualità, l'ironia, la simpatia sottolineati da quell'accento chioggiotto. Fermezza, tolleranza, educazione, umanità sono le qualità che abbiamo conosciuto. Dopo il saluto della sua città adottiva che gli è stato rivolto dal sindaco Sergio Giordani e dall'amministrazione nella vicinanza alla famiglia, l'ultimo viaggio verso Chioggia, dove si sono svolti i funerali.